Amici sportivi, eccoci questa sera solo due della redazione perché il buon Gabriele Michi purtroppo ha beccato il cimurro, come dico io, no, ha qualche linea di febbre, quindi non è potuto venire in studio. Alla mia sinistra Alessandro Bugelli, che purtroppo, con il quale inizieremo con una notizia dolorosa, perché sabato scorso è mancato Natalino Melani e è giusto, come noi facciamo sempre, avere una parola di ricordo e una prece per chi era amante del nostro sport. A te Alessandro. Ma guarda, sono notizie che non vorrei commentare, non vorrei dare, insomma, io quando l'ho appreso dai vari social sabato ci sono rimasto piuttosto male. Natalino io lo conoscevo da anni perché siamo stati anche avversari negli anni 90, nei tempi ruggenti dei rally. Lui era uno degli Elbani più in vista, uno di quelli che hanno creato il vero giro dei piloti da rally all'Isola d'Elba. E guarda, io lo vidi allo scorso Elba Moderno, quindi si parla in primavera, e non sapevo che fosse ammalato. E stentai anche a riconoscerlo, purtroppo. E poi dopo chiesi ai vari conoscenti comuni che avevamo e mi hanno confermato appunto che non stava bene. E, guarda, ti dico, io ne ho un ricordo molto limpido, tra l'altro, perché nel 1993, mi ricordo bene le cose stranamente, dopo tre anni che non correvo ricominciai a correre come navigatore al Rally degli Abeti insieme a Sandro Gambardella. A un controllo orario c'era lui che correva con la Renault Clio, correvamo in classe insieme, mi fermò e mi disse: ma te sei Bugelli? Io sono Melani, ti ricordi? Sì che mi ricordo, ecco, mi disse: sei Bugelli, il famoso Bugelli, mi disse, ti immagini famoso, no? Mi disse, ecco. Era una persona squisita, poi negli anni ci siamo sempre rivisti, anche a Rally di Isola d'Elba, Bari, quando ho partecipato, quando ho anche fatto il giornalista, l'ha detto stampa, era una persona piacevole. Ora chiameremo un grande amico di Natalino Melani, Andrea Volpi, e insieme a lui tu potrai dialogare magari nel ricordo, brevemente, nel ricordo di Natalino. Eccolo che parte la telefonata. Andrea, ci senti? Sì, ciao, buonasera. Eccoci. Alla mia sinistra Alessandro Bugelli ti farà alcune domande appunto su questa prematura improvvisa scomparsa dell'amico Natalino Melani, anche lui grande appassionato di rally. Andrea, ciao, grazie di esserci con noi. Tu eri molto legato, vero, a Natalino? Sì, io purtroppo credo di aver perso, oltre a un grande appassionato, oltre a un amico, e diciamo a tutto quello che mi ha insegnato, perché comunque sono entrato nel mondo del rally grazie a lui. Infatti la prima mia gara vera di rally l'ho fatta insieme alla sua moglie Alessandra, ma credo di aver perso un padre, perché comunque mi ha fatto da tutto, da padre, da amico e da tutto un po'. Quindi scusate che sono un po' emozionato, perché comunque sto passando dei giorni veramente difficili. Però niente, purtroppo sapevamo che prima o poi accadeva ciò, però non eravamo ancora pronti alla sua perdita. Vi ringrazio per aver avuto un pensiero per lui, e come se l'avete avuto per me stesso allo stesso tempo. Purtroppo la vita è questa, cercheremo in qualsiasi modo di ricordarlo, che la sua, che rimanga vivo il suo ricordo. Andrea, grazie delle belle parole, ti fanno tanto onore e fanno capire quanto eri legato a Natalino. Colgo l'occasione appunto per delle parole che tu hai detto in chiusura del tuo intervento per invitarti insieme a dei piloti elbani, e vi esorto a venire, magari se potete portare anche qualche filmato
sia di Natalino, anche, che, anche del compianto Claudio Caselli, che comunque sono delle bandiere non soltanto del realismo elbano ma del realismo nazionale. Quindi appena potete venire ci farebbe piacere poter parlare con voi. Certo, come ben sai Alessandro, dovevamo essere presenti, ma questa cosa ci ha toccato talmente profondamente che abbiamo deciso di comune accordo insieme a altri ragazzi che eravamo d'accordo a rinunciare a questa cosa qua, però presto verremo, anche perché comunque lui avrebbe il piacere, lui come il povero Claudio, e comunque sono stati tutti una grande famiglia per noi e tutti a modo suo ci hanno insegnato il valore e la parola Rally, quindi verremo anche solo in memoria loro e cercheremo insomma di mantenere vivo il ricordo loro. Vi ringrazio di cuore a nome mio, a nome di tutto Rallismo Elbano, e comunque credo che loro ne abbiano fatto parte e più che altro abbiano fatto la storia del realismo urbano, e ci sentiremo presto e faremo sicuramente un qualcosa per loro e per tutti quanti. Bene, grazie Andrea Volpi, grazie a nome di tutta la redazione e di tutti gli appassionati non solo toscani. Grazie Andrea. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Eccoci, come ben vedete, purtroppo in un frangente abbastanza poco edificante, però usando una cosa che purtroppo ho detto spesso in questi ultimi anni, i migliori se ne vanno, e così, d'altra parte di fronte alla signora vestita di nero siamo tutti uguali, e quando capita, ognuno di noi spera sempre che capiti il più lontano possibile nel tempo, però purtroppo è l'unica cosa che ci eguaglia fra ricchi, poveri, bianchi, rossi, verdi, eccetera, eccetera, rispetto a lei.